Questa notte i Miami Heat hanno spazzato via Philadelphia al Wells Fargo Center con i tifosi che sono andati via a 6 minuti dalla fine ed hanno cominciato finalmente ad insultare seriamente e senza remore James Harden. Se l'anno scorso è stata la pietra tombale sul process, così come era stato pensato e sviluppato, ovvero sulla coppia Simmons-Embiid, quest'anno è il fallimento di una franchigia che da quasi 10 anni compie scelte fallimentari sia a livello di giocatori che a livello manageriale. Il grandissimo mantra che prende il nome di process parte nel 2013. La parola process esce dalla bocca di quel genio di Sam Inkey, che venne assunto come general manager di Philly esattamente 10 anni fa, ovvero nel 2012. La prima decisione di Inkey fu quella di partire con un rebuild massiccio, accumulando il maggior numero di scelte e giovani interessanti, sacrificando tutto il roster dell'epoca, a partire da Jrue Holiday, l'allora stella della squadra, che venne tradato ai Pelicans in cambio di Nerlens Noel e di una prima scelta al draft del 2014. Diciamo che assomiglia sinistramente a Oklahoma City Thunder dei giorni nostri. L'inizio del process fu apparentemente positivo, con la scelta di Michael Carter Williams alla 11 nel draft del 2013, giocatore che ebbe una prima stagione molto solida, tanto da consentirgli di vincere il premio di rookie dell'anno. Ragazzi, c'è ottimismo. Nel 2014 Inkey sceglie Joel Embiid con la numero 3 ed Elfrid Payton con la famosa scelta ottenuta in cambio di Holiday. Payton verrà immediatamente ceduto ai Magic per Dario Saric e nel frattempo arriva anche Robert Covington da undrafted. Nel 2014, alla 39esima scelta, verrebbe preso anche Jeremy Grant, mica male, se la si guarda col senno di poi però, e infatti il trust the process comincia a prendere piede, anche perché l'infortunio di Embiid al piede, per l'appunto, infortunio che tra l'altro lo tiene fuori dai campi da basket per 2 intere stagioni, consente a Philadelphia di avere la terza scelta al draft 2015 e le prime scelte assolute sia nel 2016 che nel 2017. Nel 2015 la decisione ricade su Jahlil Okafor, scelta quantomeno stravagante dal momento che a roster hai già 2 centri giovani e di prospettiva come Embiid e Noel, ricordiamo Devin Booker alla 13. La stagione comincia con un record di 1 vittoria e 21 sconfitte. Sinceramente è troppo per tutti, compresa la NBA che costringe Jerry Colangelo e di conseguenza anche il nostro buon Sam Inkey a dare le dimissioni, lasciando il posto da GM a Brian Colangelo, che è il figlio di Jerry. Nel 2016, con la prima assoluta, prendi Ben Simmons. La scelta comunque appare francamente obbligata, l'opinione pubblica nella quasi totalità pensa che Ben Simmons possa diventare the next big thing, anche perché in Summer League fa vedere oggettivamente sprazzi di dominio assoluto. Un infortunio al piede, però, lo tiene out per tutta la prima stagione e allora si continua a tankare male. Nel 2017 infine il vero capolavoro. Altra prima scelta assoluta con cui Colangelo adesso prende Markel Fultz ed altro giocatore che appare baciato dalla sfiga. Un problema alla spalla gli fa saltare quasi tutta la prima stagione e soprattutto sembra che non sappia più giocare a basket. Talento se n'è andato. A parte tutto, Embiid e Simmons entrano in NBA e nonostante il minutaggio ridotto del camerunense, la coppia fa capire di avere prospettive future notevoli. Ovviamente sappiamo tutti di Jason Tatum alla 3, di Speed alla 13, di Adebayo alla 14, nello stesso draft di Markel Fultz, ma lasciamo scorrere. I playoff 2017-18 fanno vedere una squadra in salute, una squadra bella da vedere, con Joel che domina il pitturato e Simmons ad armare le mani di 2 tiratori speciali come Redick e Bellinelli. Iliasova e Saric sono un contorno perfetto e ancora deve giocare Fultz, di cui non si sa granché. Giocano bene, divertono ed il pubblico finalmente intravede degli obiettivi importanti raggiungibili. Il process è quasi arrivato a compimento. La stagione in cui il process deve necessariamente dare i suoi frutti è quella seguente, ovvero la 2018-19. Embiid non ha più restrizioni di minutaggio, Ben Simmons nel suo primo anno ha fatto intuire di poter essere un crack ed allora Colangelo decide che è la stagione giusta per puntare al premio grosso, per puntare al titolo, all'anello.
Nel draft del 2018 sceglierebbero pure Mikal Bridges alla 10, ma lo girano subito ai Phoenix Suns, e Landry Shamet, che comunque prende il posto di Bellinelli come tiratore. In corso d'opera arrivano poi Tobias Harris, Mike Scott, Jonathan Simmons, che stava avendo una grandissima stagione a San Antonio, e poi per ultimo Jimmy Butler. Il flow dell'anno prima non c'è più, ma la squadra è di una solidità apparentemente unica nel panorama della Eastern Conference. Si arriva quindi alla gara 7 con Toronto, e quel pallone che si inerpica sul ferro, rimbalza 3-4 volte e poi cade dentro. Da qui la follia più totale. Philadelphia preferisce offrire un contratto veramente folle a Tobias Harris piuttosto che a Jimmy Butler, e nella nottata abbiamo visto la differenza abbastanza netta tra i due giocatori. Per colmare il vuoto lasciato da Butler, la dirigenza offre un contratto spropositato anche ad Al Horford, che con Embiid da roster ha poca ragione d'essere. Con queste due scelte lo spazio salariale di Philadelphia è a tappo e la chimica di squadra marcisce miseramente. A marcire però non è solamente la chimica di squadra, ma anche Ben Simmons, che si rivela essere un giocatore estremamente limitato dal punto di vista offensivo ed estremamente fragile dal punto di vista mentale. Nella bolla vengono sweepati, la stagione dopo Simmons entra in un tunnel senza uscita e Fila perde contro Atlanta nei playoff, dopo il miracolo, perché di miracolo si è trattato, da parte di Daryl Morey, nuovo general manager arrivato a inizio stagione da Houston, ovvero quello di essere riuscito a cedere all'Horford e il suo contratto ad Oklahoma City e comunque a scegliere Tyrese Maxey al draft. Ma ora deve gestire la grana Simmons, anche perché Embiid e Doc Rivers, due geni della lampada, nel frattempo attaccano ferocemente Ben dopo l'eliminazione contro gli Atlanta Hawks, e da qui ufficialmente parte il dramma. Morey però ha l'asso nella manica, o almeno presume di averlo. Attende e alla fine fa arrivare James Harden, suo figlioccio ai tempi di Houston e giocatore per cui stravede. Cede Simmons, Curry, Drummond e due future prime scelte. A Philadelphia la prendono bene, ma non benissimo, anche perché Harden negli ultimi anni è parso la controfigura, anche piuttosto cicciottella, di se stesso. La partita di stanotte è la pietra tombale, non sul Proces, che è già finito, ma su Philadelphia. Harden prende soli due tiri in tutto il secondo tempo per totali 0 punti. Embiid a fine gara dichiara: ci aspettavamo il James Harden di Houston, ma oramai non è più quel giocatore. Parole, ragazzi, che pesano come macigni e che, conoscendo Harden e i tifosi di Philadelphia, non è da escludere che possa ripresentarsi una situazione Ben Simmons 2.0 e che il barba qui alla fine magari sia solo di passaggio. Doc Rivers è già al capolinea, ed ora come ora, sinceramente, io non saprei che fare se fossi in Morey. Continui con Embiid e Harden e magari provi a portare dentro una terza stella? Cerchi di piazzare il barba sperando che qualcuno lo voglia ancora e punti su Maxey? E che fine farà Tybull, che allenerà l'anno prossimo? E insomma, si torna al 2013.